Sicuramente avrai già sentito parlare dei 12 tipi della personalità di Carl Jung, che tra l'altro sono alla base di opere antiche come l'Odissea. Possiamo anche vederli in storie contemporanee come il film Matrix. Carl Gustav Jung è forse il dissidente più famoso della psicanalisi classica. Si allontanò dalle idee freudiane ed esplorò le radici ancestrali dell'uomo, l'inconscio collettivo, e aveva molte idee rivoluzionarie. Una di queste si basa sui 12 archetipi junghiani della personalità. Per definire i suoi 12 archetipi di personalità, Jung ha studiato i simboli e i miti di molte culture diverse. Questi archetipi rappresentano schemi di comportamento che compongono diversi modi di essere. Sono anche simboli e immagini culturali che esistono nell'inconscio collettivo. Ha definito i 12 archetipi junghiani una tendenza innata a generare immagini con un intenso significato emotivo. Queste immagini esprimono la matrice relazionale della vita umana. Sono impronte che sono sepolte nel nostro inconscio. I loro termini definiscono i tratti particolari che tutti noi abbiamo. Gli esseri umani hanno già fatto il primo passo credendo negli dèi, in quelle entità soprannaturali che personificavano attributi, forze e valori universali come la notte, la giustizia, il tempo e i mari. Ci hanno permesso di concepire il cosmo come un teatro in cui quelle forze davano significato alla realtà e alla vita stessa. La proposta teorica della psicologia archetipica e degli archetipi junghiani risiede nel fatto che la nostra affinità per queste personificazioni non è scomparsa quando il politeismo ha iniziato a dirigersi verso il culto monoteistico. Platone, proprio come il suo insegnante Socrate, credeva fermamente che la più grande certezza si trova nella più grande astrazione e decise di dare a questi universali il nome di archetipi. Tuttavia, il suo discepolo Aristotele iniziò la svolta verso il concreto, un cambiamento che evidentemente modellò il pensiero scientifico. Secoli dopo, Sigmund Freud ha riscoperto il fatto che il nostro inconscio si esprime attraverso simboli interpretabili e significativi. Da lì, il suo discepolo Carl Jung scoprì il parallelismo tra quelle immagini simboliche e quelle di antichi miti. Jung creò anche la teoria secondo cui l'esistenza era un inconscio collettivo. Si rese conto che i simboli apparivano anche nei pazienti che non sapevano nulla dell'antica mitologia. La scuola di psicologia analitica junghiana ha intrapreso uno studio sul modo in cui le figure archetipiche nei miti influenzano la nostra vita. 2 anni prima della morte di Jung, nel 1961, un giovane psicologo di nome James Hillman guidò gli studi presso il Carl Jung Institute di Zurigo. Negli anni seguenti, una piccola comunità di ricercatori e seguaci di Jung finì per abbandonare la scuola analitica. Sufficientemente, contribuirono ad approfondire la psicologia archetipica. La psicologia degli archetipi junghiani prende le distanze dalla priorità della psicologia analitica. Invece, si concentra sul controllo immaginario che il sé ha sulle nostre vite e sul fatto che esiste una pluralità di archetipi che costituiscono la nostra psiche. La fonte della conoscenza non è più il sé cartesiano, ma piuttosto quel mondo pieno di immagini in cui il sé abita. La psicologia archetipica ha criticato le principali scuole di pensiero psicologico, come comportamentismo o psicologia cognitiva. Le accusa di riduzionismo, definendole psicologie senza psiche. Per Hillman, la psiche si manifesta attraverso l'immaginazione e le metafore. Ogni vita è formata dalla sua immagine unica, un'immagine che è l'essenza di quella vita e la chiama a un destino. Ha molto a che fare con i sentimenti di unicità,
di grandiosità e di irrequietezza del cuore, impazienza, insoddisfazione o desiderio. Ha bisogno della sua parte di bellezza. Vuole essere vista, testimoniata, riconosciuta, in particolare dalla persona che ne è il custode. Le immagini metaforiche sono il suo primo linguaggio non appreso, che fornisce le basi poetiche della mente, rendendo possibile la comunicazione tra tutte le persone e tutte le cose per mezzo di metafore. La psicologia archetipica ha una sfaccettatura politeistica. In effetti, alcuni autori parlano simbolicamente di divinità per riferirsi alla pluralità di archetipi. La psicologia degli archetipi junghiani basa la sua proposta terapeutica sull'esplorazione delle immagini piuttosto che sulla loro spiegazione. Parla di essere consapevoli e attenti a queste immagini fino a quando non sono il più chiare possibile e di contemplarle attentamente, fino a quando la nostra osservazione crea un significato. Tutto ciò dà luogo a un processo terapeutico che Hillman chiamò la creazione dell'anima o riconnessione animica.